Con oltre 150 milioni di unità vendute, il Nintendo DS è una delle console di più grande successo di sempre. È seconda solo alla PlayStation 2 e, sebbene Switch si stia avvicinando piano piano, ad oggi rimane l'hardware Nintendo più diffuso in assoluto. Una console che ha segnato un'intera generazione, che ha salvato Nintendo da una profonda situazione di stallo e che, insieme alla Wii, ha riscritto i connotati del gaming moderno. In questo video ricchissimo ripercorreremo la storia del Nintendo DS, analizzando l'evoluzione dei suoi modelli. Insomma, il come e il perché da questo siamo arrivati a questo. Se video del genere vi piacciono, mi raccomando, sapete cosa fare. Supportatemi, ma soprattutto datemi i soldi. Un grazie gigantesco a Togi Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Io ho detto tutto, iniziamo! Il primo modello di Nintendo DS, conosciuto oggi come Tank o Fat, ma non siamo qui per fare body shaming, uscì il 21 novembre 2004 in Nord America, il 2 dicembre 2004 in Giappone e solo l'11 marzo 2005 in Europa. Ma prima ancora che questo bestione arrivasse sugli scaffali, durante l'E3 2004 fu mostrato il primo prototipo della console. Nonostante le immagini non siano proprio di qualità eccelsa, è possibile notare come il design della console sia cambiato nettamente rispetto alla versione finale, visto che il prototipo aveva linee più snelle e una fascia centrale nera che spezzava la superficie interna della console. Reggie, durante la successiva conferenza stampa, annunciò che il nome sarebbe cambiato, ma mentre il 28 luglio fu svelato il design finale del primo modello, fu anche annunciato che il nome sarebbe rimasto lo stesso, Nintendo DS. Parliamo un attimo del design del Fat. So che per molti si tratta di una console abbastanza inguardabile, ma io la trovo la più affascinante di tutta quanta la linea evolutiva del DS. Le linee bombate e esagerate trasudano personalità, mentre dal Light in poi abbiamo degli apparecchi che da chiusi si allineano al minimalismo high-tech che sarebbe poi stato standardizzato dagli smartphone. Di sicuro questi sono invecchiati meglio e risultano molto più contemporanei e portatili rispetto alla stazza ingombrante del Tank, ma per me questo rimane l'ultimo grande design coraggioso di Nintendo. Un po' come accaduto per il GameCube, anche la scocca del DS lasciava intuire un'anima goffa ma giocosa, che per me rimane la vera essenza di una console da gioco. Comunque, in pieno stile Nintendo, il DS era un hardware estremamente innovativo che però pescava a piene mani dalla tradizione. L'idea dei due schermi era direttamente ripresa da alcuni dei più celebri Game & Watch. La chiusura a conchiglia ripescava il design vincente del GBA SP e la disposizione dei tasti ricordava quella del controller Super Nintendo. Tranne ovviamente per il tasto Power posizionato sopra il D-pad e i tasti Start e Select spostati sulla destra per lasciare il centro della console ai due schermi. Abituati agli smartphone e ai PC portatili di oggi, gli schermi del DS, con la loro risoluzione in 4 terzi di 256x192 pixel, sembrano dei francobolli e a dirla tutta impallidivano anche di fronte allo schermo in 16 noni della loro diretta avversaria, la Sony PSP. Mentre la PlayStation Portable era un hardware estremamente muscolare, il DS era una sorta di Nintendo 64 in miniatura che gestiva in modo dignitoso il 3D, ma che non aveva neanche una levetta analogica per poterlo gestire al meglio. Il DS, già dal Tank, era una console che puntava tutto sull'innovazione e non sulla potenza bruta. Il sistema era quindi equipaggiato di tante diavolerie, come ad esempio un microfono integrato, il touchscreen sullo schermo inferiore e la possibilità di allacciarsi a una rete Wi-Fi per giocare in multiplayer. Tra le tante novità va citato per forza l'uscita audio stereo, con i due speaker presenti ai lati dello schermo superiore. Questa era una cosa mai vista prima su un handheld Nintendo. L'uscita stereo sui precedenti modelli di Game Boy era supportata solo tramite l'utilizzo di cuffie o di casse esterne. Sul lato superiore della console abbiamo la presa per il caricatore, lo slot dove inserire le cartucce del DS e anche il pennino stilo che si inseriva a scomparsa all'interno della scocca. Sul lato inferiore abbiamo invece l'entrata per cuffie e headset, lo slider del volume e l'altra grande fortuna del sistema, l'ingresso per le cartucce GBA. Nonostante Nintendo avesse introdotto il DS come il terzo pilastro che avrebbe affiancato le console casalinghe e la linea evolutiva del Game Boy, fu proprio la possibilità di giocare titoli GBA uno dei fattori determinanti che contribuirono al successo senza precedenti del DS. Non a caso era una delle features bandierate anche sul box della console. E così, ironia della sorte, il DS, grazie al GBA, riuscì a sostituire il Game Boy. C'è poco da aggiungere su questo primo modello. Di sicuro si tratta di un prodotto perfezionabile, che infatti verrà reimmaginato più volte nel corso del suo ciclo vitale, ma il cuore dell'esperienza DS è già tutto qui.
anche se all'interno di una scocca a dir poco esagerata. Ma prima di continuare con il video vi devo assolutamente parlare dello sponsor di oggi, Otoji Retro Games. Se siete appassionati di retro gaming dovete assolutamente farvi un giro su Otoji Retro Games, un sito con un catalogo in continuo aggiornamento dove troverete di tutto, dai titoli più comuni a prezzi stracompetitivi fino ai pezzi più ricercati in condizioni eccellenti, roba per palati fini insomma. Che siate collezionisti Nintendo, appassionati Sony, nostalgici Sega o ossessionati da Xbox, ce n'è veramente per tutti i gusti e vi consiglio di guardarvi ogni settimana le novità che vengono caricate su Otoji Retro Games e anche le anticipazioni che arrivano sui social, lì troverete delle vere chicche. Ma se avete perso la passione o semplicemente dovete liberare spazio dentro casa, Otoji Retro Games offre anche un servizio di ritiro dell'usato. Trovate tutte le informazioni sul sito. Che dire, ancora grazie a Otoji Retro Games e andiamo avanti. Ecco quindi che nel 2006 Nintendo presentò la prima revisione del DS, ovvero il Nintendo DS Lite. Come il nome suggerisce, si tratta di una reimmaginazione slim del primo modello. Il Lite ottimizza le forme e l'utilizzo dello spazio, introducendo anche qualche notevole miglioria da non sottovalutare. Si nota immediatamente che non solo il Lite è molto più compatto del Tank, ma che perde tutte le forme bombate in favore di un approccio molto più quadrato e minimalista. Il risultato è una console decisamente più portatile che ingombra tanto quanto uno smartphone moderno. Ve lo ripeto, per me questo design è meno affascinante dell'originale, ma è innegabile che sia molto più pratico e moderno. Prima di aprire la console, guardiamo i due lati esterni. Sulla parte superiore abbiamo di nuovo l'entrata del caricatore e lo slot cartucce, ma è assente il vano per il pennino. Questo è stato spostato sul lato destro della console, insieme al tasto power che non è più un bottone ma uno slider a molla. Visto che ci siamo, vi dico una curiosità sul pennino. Sebbene la Lite sia una revisione compressa del DS, il pennino di questo secondo modello era in realtà più grande dell'originale. La parte inferiore della console rimane invece identica al predecessore. La scocca esterna superiore abbandona il logo Nintendo in favore dei due rettangoli simbolo della console e anche la cerniera che regola l'apertura del DS è stata ora allungata per coprire in lunghezza quasi tutta la superficie della console. Ad oggi questo elemento rimane uno dei più fragili del DS ed è probabile che Nintendo stesse cercando di aggiustare il tiro dopo aver imparato dai suoi stessi errori. Una volta aperta abbiamo un bel colpo d'occhio, il design è molto più quadrato e razionale, sebbene non siano stati abbandonati alcuni elementi in rilievo, come ad esempio il posizionamento dello schermo inferiore o il dislivello tra la scocca esterna superiore e l'interno della stessa. Bene o male questa è l'impostazione che ci porteremo appresso fino alla fine. Start e Select ora sono stati posizionati sotto i quattro tasti frontali e il microfono e i due LED di batteria e accensione sono tutti stati mossi sulla cerniera di congiunzione. Anche i tasti sono diversi, il D-pad è molto più sporgente e i tasti sono bombati verso l'esterno. Devo dire che preferisco molto di più questa revisione. Gli schermi sono leggermente più grandi, ma la risoluzione rimane la stessa e la differenza è praticamente impercettibile. C'è però un'altra grande novità. Lite è in realtà un gioco di parole. Da una parte indica il peso e le dimensioni ridotte, dall'altra la presenza della retroilluminazione che dà tutto un altro tipo di brillantezza allo schermo. Proprio come accadeva con il GBA SP, è possibile scegliere diverse intensità preimpostate di retroilluminazione e anche spegnerla. Ora che ci penso, non ho parlato dello sleep mode, già presente nel Tank, ovvero la possibilità di sospendere la console chiudendo gli schermi per risparmiare la batteria e riprendere da esattamente dove si era lasciato il gioco una volta riaperta. Alcuni titoli integravano in modo interessante questa feature, ma la modalità GBA non era compatibile, sebbene alcuni titoli dell'Advance supportassero una sorta di pseudo modalità riposo attraverso una combinazione di tasti. Comunque, nonostante lo schermo più grande e più luminoso, la durata della batteria migliorò drasticamente sul Lite grazie all'utilizzo di una più capiente. Ve lo dico, per me questa è la versione migliore del DS, un ottimo compromesso tra funzionalità e portabilità. Ci sono però due cose che non mi fanno impazzire. La prima è l'utilizzo di un nuovo tipo di caricatore che aveva un'entrata differente rispetto a quella del GBA SP e del DS. Quando vengono inseriti formati proprietari e non standard, per me è sempre una seccatura. L'altra cosa che proprio mi manda in tilt è il fatto che le cartucce GBA spuntavano fuori in modo veramente poco elegante, un netto passo indietro rispetto a quanto visto sul primo modello. Però se non altro, ora la console arrivava con questa pseudo cartuccia che serviva
a proteggere dalla polvere lo slot GBA quando non erano inserite cartucce al suo interno. Veramente bello. Tolto questo, ve lo ripeto, per me il Lite rimane il miglior DS in assoluto. Da subito fu un grandissimo successo e nel primo anno di commercializzazione, tra il 2006 e il 2007, andava continuamente sold out, tanta era la richiesta di questo prodotto. Un fattore che convinse Nintendo a non proporre una versione maggiorata del Lite, sebbene questa fosse pronta per la produzione di massa. Come vedremo, non era ancora il momento giusto per una taglia forte. Ma passano gli anni e gli smartphone iniziano a imporsi come realtà dominante del settore dei mobile e, nel 2008, il DSi è il chiaro tentativo di Nintendo di tenere al passo con i tempi un sistema che iniziava ad avere una certa età. La Eye ancora una volta è un gioco di parole che rivela la doppia natura del sistema. Da una parte una console che spinge sulla personalizzazione dell'esperienza e che mette al centro la creatività dell'utente, un approccio che se vogliamo è antitetico alle Eye di Wii che stavano a rappresentare il gioco insieme. Ma Eye richiama anche la parola occhio in inglese. Le telecamere infatti erano uno dei nuovi valori aggiunti dell'esperienza. Quindi, mentre il Lite era una revisione principalmente estetica del DS, con il DSi abbiamo nuove specifiche tecniche pensate per accomodare parecchie novità. Ma andiamo con ordine. Esteticamente il DSi è molto simile al DS Lite. A livello di dimensioni abbiamo una console leggermente più sottile che però ha degli schermi ancora più grandi. Esternamente sparisce il logo del DS per dare spazio alla telecamera esterna e la rifinitura della scocca diventa opaca. Possiamo dire addio finalmente a quintalate di ditate orrende da vedere. Cambiano anche lato i vari LED di carica e batteria, mentre la parte superiore rimane invariata se non fosse per i tasti LR che ora sono leggermente più sporchi e per i miei gusti hanno anche un feedback più soddisfacente al tatto. Di nuovo Nintendo crea una nuova entrata per il caricatore, un vero e proprio incubo. Inoltre da qui in poi cambia tutto. Sul lato destro abbiamo il pennino, ancora più grande del Lite, e l'ingresso per le card SD che permettevano di espandere la memoria interna che saliva di base da 256 KB a 256 MB. Il motivo di questa aggiunta lo scopriremo tra poco. Il lato sinistro veniva finalmente utilizzato per posizionare i tasti del volume che sostituivano lo slider visto nei precedenti modelli. Nella parte inferiore invece un piccolo dramma, almeno per quanto mi riguarda. Nell'ottica del contenimento dei costi e delle dimensioni della console veniva abbandonata la retrocompatibilità col GBA, spariva così lo slot per le cartucce Game Boy Advance. Ma dentro invece cosa cambia? Il tasto power dava finalmente un po' di simmetria complessiva e la seconda telecamera, quella rivolta verso l'utente, si affiancava al microfono sulla cerniera di congiunzione dei due schermi. Gli indicatori dei LED vengono finalmente spiegati con delle icone visibili solo durante il gameplay. Un bel tocco di classe. Infine, lo schermo superiore è affiancato da degli altoparlanti molto più moderni nel design. A livello di funzionalità abbiamo detto che l'inclusione delle telecamere era una delle grandi novità dell'Eye. Se ve lo stesse chiedendo, sì, la risoluzione di 0.3 megapixel era poco pure per l'epoca, tanto che la qualità delle due ottiche fu aspramente criticata dai giornalisti del settore. Anche in questo caso Nintendo dava priorità assoluta al contenimento dei costi, giustificando questa decisione come una scelta profondamente filosofica. L'obiettivo del DSi non era quello di proporre una telecamera all'avanguardia, ma dare la possibilità ai giocatori di utilizzare le telecamere all'interno del contesto creativo del gaming su DS. Ci credete? Bah, dai, un po' sì. Ma abbiamo visto lo slot per le schede SD. A cosa servivano? L'esigenza nasceva dall'introduzione dello store digitale DSiWare, dove era possibile scaricare software digitali esclusivi per il DSi. Ad oggi gli store sono ufficialmente chiusi e non è possibile effettuare acquisti, ma si trattava di un bel salto in avanti per Nintendo che per la prima volta si affacciava al mondo della distribuzione digitale su console portatile. Tra l'altro, il sistema operativo del DSi era stato completamente reimmaginato per accogliere le nuove funzionalità multimediali ed era possibile anche aggiornarlo. Però questa nuova dimensione introduceva anche un po' di problemi. Ovviamente i giochi DSiWare non sono retrocompatibili con i primi due modelli di DS e inoltre esistono anche delle esclusive DSi su cartuccia, in realtà sono pochissime, che non possono essere avviate sui primi modelli. Inoltre queste esclusive sono region locked, ovvero cartucce giapponesi funzionano solo su DSi giapponesi e via dicendo.
Va da sé che anche quei titoli DS che richiedevano lo slot delle cartucce GBA per poter funzionare non sono compatibili col DSi. Insomma, si trattava di una revisione molto moderna, ma che nell'aggiungere parecchie cose si perdeva per strada qualche pezzo, a volte anche importante. Ah, e la batteria, colpo di scena, durava di meno rispetto al DS Lite. Quello che però non tutti sanno è che il primo prototipo di DS Lite era molto più grande e addirittura aveva due slot per le cartucce DS. Insomma, l'idea di proporre una revisione che non rimpicciolisse ma allargasse i confini del gaming su DS c'era da un bel pezzo ed era stata presa in considerazione almeno altre due volte. Ed è per questo che il modello finale di Nintendo DS, distribuito tra il 2009 e il 2010, è il Nintendo DSi XL, che come suggerisce il nome è una versione ingigantita del DSi. C'è proprio poco da aggiungere su questo modello, se non che ovviamente si tratta della versione più ingombrante e pesante del DS. Gli schermi si ingrandiscono ancora di più, ma la risoluzione rimane sempre la stessa in 4 terzi che ci portiamo avanti dai tempi del Tank. Non c'è la retrocompatibilità per GBA e ora la batteria dura decisamente di più rispetto al DSi normale. Per facilitare l'appoggio su una superficie è possibile fermare l'apertura della cerniera ad un'angolazione superiore rispetto al DSi e addirittura l'XL arrivava con un pennino aggiuntivo che era nelle forme molto più una penna che un pennino. Purtroppo questo mi manca e sto rosicando tantissimo. Particolare comunque che per questo modello si sia scelto di ritornare a una finitura lucida per l'esterno. Molti dei bellissimi colori del DSi XL diventavano dei veri e propri ricettacoli per le ditate. All'interno invece abbiamo una finitura opaca, molto più apprezzata. Comunque secondo me le dimensioni maggiorate sarebbero potute essere sfruttate con un po' più di coraggio, magari reintroducendo la retrocompatibilità, ora che non c'erano più problemi di spazio. La verità è che l'XL è una revisione di fine ciclo vitale, pensata per dare l'ultima spinta a un hardware che bene o male aveva detto tutto quello che c'era da dire. Rimane comunque un esperimento molto importante che, come sappiamo, segnerà anche l'evoluzione del 3DS e in più di un'occasione. Bene, direi che questa era la storia del Nintendo DS, raccontata tramite l'evoluzione dei suoi modelli. Fatemi sapere nei commenti qual è il vostro preferito e sappiate che ho in cantiere tante altre ricognizioni del genere, alcune che andranno ad approfondire aspetti specifici del Nintendo DS, mentre altre saranno dedicate interamente ad altri hardware. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro di Michele S. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa... Datemi i soldi!